Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Oggi vi farò vedere come piantare le zucche, che sono queste. Se vedete queste zucche più piccole di quando ve le seminai più o meno verso febbraio-marzo, che se vi siete persi il video andatelo a vedere, queste qua le ho seminate ad aprile, quindi diciamo sono quelle là grandi, le ho già piantate, sono di là, ho iniziato già a fare il solco. E queste qua sono nuove, sono sempre la rotonda e la napoletana. Io adesso vi dico tutte le operazioni che farò adesso, perché quando mi dicono che quando mi sposto per fare i video che parlo eppure uso la zappa, non si sente la mia voce, quindi adesso vi dico tutte le cose che dovrò fare. Allora, innanzitutto aprirò un solco con la zappa, molto profondo, sempre il solito metodo uso. Ci metto della pollina dentro e chiudo. Quindi adesso, perdonatemi se non parlo. Poi dopo vi spiego come le pianto e tutti gli altri metodi che faccio. Allora, scusate, qua stanno un po' i rami degli alberi. E ti faccio il solco. Questo vado un po' distorto perché qui c'è un po' più di strettoia. Quindi faccio un po' come un po' più storto. Quindi qua ci sono anche dei rami degli alberi, quindi devo stare un po' attento. Mi raccomando, alle zucche ne dovete mettere tantissima di pollina, perché le zucche sono, diciamo, gli ortaggi ancora più sono gli ortaggi che più consumano concime biologico, concime di letame. Quindi mi raccomando, mettetene in abbondanza. Poi mano a mano che crescono potete mettere anche con la lenta cessione. A tra poco. Adesso sotterriamo. Poi dopo appiattite anche, queste sono specie di solchette appiattite. Tra poco trapianteremo le zucche. Bene. Ora vi spiego tutto quello che faccio. Allora, innanzitutto le zucche devono essere piantate da metà aprile fino a fine maggio, primi di giugno massimo. Altrimenti dopo la zucca non maturerà in tempo e non crescerà. Perché poi verrà il freddo a novembre, a dicembre, cioè la zucca non crescerà molto bene. Però alcune volte ho visto alcuni agricoltori della mia zona qui che a volte le zucche le raccolgono i primi di gennaio, perché qui in Campania a volte le temperature d'inverno sono ancora sui 13-12 gradi la massima, quindi la zucca ha ancora un po' di tempo per maturare. Allora, le zucche di solito si trapiantano a circa 70-80 cm l'una dalle altre, la stessa distanza delle zucchine, anche un pochino in più. Però e tra una fila e l'altra devono stare circa di 1,20 m, perché le zucche comunque occupano moltissimo spazio, ve ne siete accorti nell'estate 2018 quando ho iniziato a fare i primi video, avete visto anche le zucche. Però io le metto un po' più strette, le metto a 30 cm perché poi le zucche si possono sviluppare oltre, vanno di lungo di qua, poi non c'ho altri ostacoli, quindi le metto un po' più strette. Però voi mettete le larghe, mi raccomando. Dalla fine di aprile in poi le zucche le potete seminare anche direttamente in pieno campo. Ad esempio ho fatto un'altra striscia dove le ho piantate, cioè dove le ho seminate direttamente in campo. Qui ci sono un po' i rami che danno un po' fastidio, però non fa niente perché le zucche possono stare anche nella penombra. Perché
Così non si scalda, cioè non si bruciano neanche. Perché altrimenti dopo le zucche marciscono. Caduto il telefono, scusate. Vabbè, io finirò di piantare le zucche. Eccole qui. Spero che questo video vi sia stato utile. Lasciate like, se non vi siete iscritti iscrivetevi e alla prossima. E seguitemi su Instagram, dove pubblico una foto al giorno di agricoltura. E sono anche, diciamo, anche gli spoiler di come sta andando l'orto. Ciao!